inizio per anzianità di permanenza nel quartiere, Bianca Maria Giacobetti, Rossella Minichelli, Palmira Pasqualini, Rosanna Colangelo e Iole Zanna. Zanna. Ecco, la prima domanda è come avete trovato il quartiere? Quindi iniziamo in ordine di successione per la venuta nel quartiere. Quindi te, Bianca Maria. Dunque, io mi sono trovata a venire ad abitare qui mio malgrado, nel senso che era una zona che non conoscevo e erano tanti anni che ero iscritta alla cooperativa Rinascita del Trambiere, dove abito tuttora, e, però rifiutavo sempre, non so per quale motivo, di venire a vedere qualcosa che mi veniva proposto. Poi un giorno siamo venuti qui con mio marito e mi sono innamorata del posto. Ancora non era stato edificato nulla, era soltanto un progetto sulla carta. Però c'era un prato, un verde meraviglioso, pieno di margherite, che mi sono rimaste impresse. Poi c'era c'era il pastore con le pecore, facevano la ricotta, e mi sono trovata in una realtà che non conoscevo. Io vengo dal centro e ho deciso di aderire al sogno di mio marito di venire ad abitare qui. Quindi la cooperativa era la Rinascita dei Trambieri. Sì. Allora, e quindi, quindi naturalmente i servizi erano... No, i servizi non c'erano. Addirittura io mi sono trovata, la cooperativa mi ha consegnato casa dicendo che era tutto a posto. C'è stata una piacevole sorpresa, non c'era l'acqua. E praticamente io, che avrei potuto continuare a vivere nella casa dove ho abitato fino a poco tempo fa, ho lasciato la mia casa, sono venuta qui e mi sono trovata la sera, io ero impiegata all'epoca, quando tornavo dal lavoro, c'era il pozzo e c'era il guardiano del cantiere che ci aiutava a prendere l'acqua, e abitando noi all'ultimo piano, otto piani a piedi con le taniche. Questo è stato il bel periodo di Corfettesti. C'erano molti pullman, immagino. Non c'era niente. Stavamo dicendo prima che la cosa positiva, cioè la cosa che ci ha unito e ci ha fatto solidarizzare subito, in particolar modo come mamme, proprio il fatto che mancava tutto qui nel quartiere. Per avere il bus abbiamo marciato a piedi per via Prenestina. Vabbè, poi ci sarà qualcun altro dopo di me che racconterà. No, ma siccome è la parte più storica, allora io sto insistendo perché così vengono fuori. Per esempio, c'era una parrocchia. Dopo è venuta la parrocchia, quando siamo venuti noi la parrocchia non c'era. Poi è stato affittato un locale e per parecchi anni abbiamo usato questo locale come parrocchia. Anche quello è stato un periodo molto bello per noi, perché ad esempio quando i bambini si preparavano per la prima comunione, le mamme a turno preparavano la cerimonia e preparavano la chiesa. Ad esempio se il figlio di Rossana faceva la comunione questa domenica, io mi occupavo della preparazione di eccellenza, c'è stato questo scambio. Poi dopo la parrocchia, col passare degli anni, è stato trovato il terreno per la parrocchia, è stata cominciata l'edificazione, però diciamo che ci sono stati tempi diversi. E i primi tempi c'era un salone che serviva per tutto, per le riunioni, per le celebrazioni, e però da lì si è costruita una comunità. Per le assemblee. Sì, per le assemblee. Da lì è partita, si è costruita una comunità
anche perché non c'erano altri punti di aggregazione se non quello. E praticamente con gli anziani che si trovavano senza alcun punto di riferimento, almeno una volta al mese ci si incontrava. Da lì poi sono scaturite anche delle iniziative, delle proposte che ancora nel tempo vengono portate avanti, ad esempio il gruppo Donatori Avis è scaturito da degli incontri, da alcune esigenze e ci siamo attivati e tuttora sta funzionando. E poi è partita la Caritas alla quale apparteniamo e della quale facciamo parte. Allora, Rossella, io quando sono venuta ci ho segnato casa. Ma una cosa che non è stata detta, le strade come erano? Allora, quando io sono venuta le strade c'erano, ma non erano asfaltate. E quando sono venuta la cosa che mi è rimasta impressa è che era un pomeriggio, c'era il sole, iniziavamo a vedere su, entriamo dentro questo salone bellissimo, tutto illuminato, e io e noi ci siamo abbracciati, la contentezza di averci una casa nostra. Mi sono affacciata e ho visto le belle nel parco. Le strade non erano asfaltate. Mi ricordo, erano asfaltate poco dopo però, perché venuta a guidare quella di Termoniano, è una bambina di un anno, che non è nata in un'altra parte. E l'avevano appena asfaltata e lei, scalza, cioè camminato sopra, si è bruciata tutti gli anni sotto. Quindi non ci hanno messo tanto, anche perché la ditta e l'hanno fatto anche molto meglio. Perché io non sapevo neanche come doveva essere il quartiere, invece il quartiere aveva una topografia ben definita, cioè questa era una convenzione tra il comune e i vari proprietari del terreno, tra cui la chiesa, la divonista Giano, eccetera, che hanno fatto questa convenzione che loro avrebbero fatto tutti i servizi primari, compresi i giardini, le tre scuole materne, in cambio di rendere fabbricato il terreno. Tant'è vero che la cooperativa di nascita del Candere non ha comprato a metri quadrati il terreno, ma ha comprato a cuba di quadrati. Quindi infatti noi per fortuna non rientriamo in granito adesso comunale, che bisogna pagare con la provincia, perché stiamo a 367, non so se è sopravvivente questa storia. Quindi quando sono venuta, noi ci siamo trovati appunto con la fattoria che facevamo le coppe, eccetera. Poi, dopo, prima fattoria, c'era un salone dove c'era la planimetria del quartiere. Quindi la chiesa è dove era stata destinata, il terreno c'era, è stato fatto tutto, meno di tutto quello come era previsto, meno che il centro sanitario che doveva venire proprio qui in fronte, posto c'è, cioè quello che adesso lo fanno a partire, eccetera, e non hanno fatto il mercato coperto perché hanno messo la caserma dei carabinieri, perché di fronte alla caserma dei carabinieri doveva venire il mercato coperto. Tutti le case. Era tutto, cioè in quel periodo la convenzione riguardava tre zone di Roma. La cosa importante è che anche le scuole, no? Le materne, invece le altre scuole erano di competenza del comune, della provincia. La cosa per me più importante che il comune di quartiere è riuscito a ottenere, al di là che chiaramente questi del vecchio quartiere si sono trovati all'improvviso di questo traffico, la strada via Salverini era una polveriera, ce l'hanno chiusa e non potevamo più entrare nel quartiere. E mi ricordo che noi andavamo nel stesso live, c'era Fiori all'epoca, e ce l'asfaltò in poco tempo, poi venne qui, chiaramente non arrivavano, perché stavano le lezioni, ma non li abbiamo dati. Ma cioè, lo stesso problema si è riproposto in via Candiani. Sì, in via Candiani, cioè è stata diciamo una fase bella. Bella perché è stato costruito, ecco, insomma. E quello mi diceva lei, cioè se una usciva a comprare il pane, tu andava ai vicini, vedete se è per pane, e andavamo per te. Uno usciva per tutti, ecco, insomma. Chi portava la macchina, dava il passaggio, andava a prendere il bambino da lì. Tutto quello che è, e si è creata la comunità, addirittura con il negozio del pane, il panettiere, addirittura con il negozio che l'abbiamo anche aiutato economicamente.
perché era lungo, le negozio che c'era e serviva a tutti quanti. Come si chiamava il negozio? C'era sotto dove adesso c'è la Angelo. C'era Angelo. Ma ti ricordi che c'era Radinato? Come no? C'era tu, era ci siamo fatti provare da sì. E la primavera dopo c'era un anno e mezzo, io l'accompagnavo giù per strada, lo facevo attraversare, di fronte a me, dove adesso c'è una palazzina, c'era una valletta, lui andava giù un anno e mezzo, giocava, poi mi richiamava, io scendevo, riprendevo, lo portavo a casa. Quindi come facevano cioè, le mamme a riconoscere la voce dei figli, ce ne stavano tanti, chiamano mamma, io riconoscevo che era figlio mio. Però devo dire che anche in questo quartiere a me mi ha dato tante soddisfazioni. Ha creato una gioventù sana, perché tutti erano controllati, perché il figlio mio era come il figlio degli altri. Io potevo tranquillamente uscire e sapevo che se succedeva qualcosa a Riccardo, a Federico, comunque c'era chi gli dava le mani. Quindi, e sono cresciuti tutti insieme e quando si incontrano anche loro, lo dicono, hanno avuto un'infanzia meravigliosa. Perché sono vissuti liberi, in mezzo alla strada che è una grande insegnante alla strada. Quindi, e tutti i bravi ragazzi, noi abbiamo tutti, che io sappia, un caso di droga, in 380 appartamenti, un caso di droga, basta, questo, quello che... C'erano anche delle feste dell'unità che erano... Oh, beh, se non nasce le siamo fatte tutte, vero? I tappi dei fiori lì. Sì, avevo un po' dei tappi. Vabbè, poi adesso campionato si faceva tutti insieme, io ricordo una volta eravamo io con vestito da sposo, con Rosalma, riunione da sposa, con tutti i ragazzi che mascherati intorno, abbiamo fatto tutto il giro del quartiere, ecco, insomma. Siamo andati alle scuole. Siamo andati alle scuole, sì. Ci sono mascherate tutte le mamme, sì. Siamo andati alle scuole, sì. E poi siamo andati in quartiere. Ecco, la scuola dove era? La scuola, qui si dice è stato un casino, però noi portavamo inizialmente anche la Sala del Drago, la scuola che sta dietro della Sala del Drago. Vabbè, io poi non andavo dalle scuole perché c'era Federico Piccolo, andavo in appello col Pulmino, che era l'anno del divorzio, che era un bello quantino del divorzio, dell'aborto. E poi lì, per esempio, chi andava a prendere i figli a scuola, se c'era la macchina, portava tutti. Poi qui le scuole sono state aperte. Questi, vabbè, quasi subito, perché Federico ci ha fatto una materna. E invece poi il primo anno Federico l'ha fatto qui alla Alessandrino. E poi quindi nel 1983 hanno aperto qui le scuole medie. C'è stato un passaggio. Mio figlio è andato alla Criatoria. Sì. Non so pagare. Aspetta, no. Io lo dico come siete. Io quest'estate stavo in vacanza, non dormivo, perché dovevamo organizzare la manifestazione lungo la Prenestina per avere l'autobus. Quindi bloccavate la Prenestina. Abbiamo stato la Prenestina. E poi mi ricordo il giorno che hanno messo il 556, che è stata tutte le donne sono montate in carro. Che anno è stato messo? Non ricordo l'anno. Che facevano il suo giù. Una grossa battaglia, perché nel frattempo era cambiata amministrazione, quindi
è cambiato anche il colore di amministrazione, quindi è stata una grossa battaglia. Cioè casa mia era la sede del comitato di quartiere, quindi io facevo proprio tutto, ecco, insomma, tant'è vero che quando mi votavano alla sede dei collegi delle scuole, mi votavano Rossella, mi facevano passare anche Rossella, perché ormai dice, quello che fa quel segretario della scuola che sta in Arabia, e dice, ma per lei ormai è un nome di battaglia. Poi siamo arrivati noi, siamo arrivati noi del 75. Nel 75 non siamo arrivati rispetto a quello che hanno detto loro, non stavamo molto bene, perché noi avevamo intanto le strade asfaltate, c'erano tutto, mancava la luce. E quindi l'illuminazione stradale mancava. E quindi io mi ricordo bene un Petrosani Illuminaci che mettemmo a via Gandiani, perché appunto avevamo chiesto a Petroselli di portarci la luce nelle strade, e devo dire poi è arrivata. L'autobus già c'era, quindi non il nostro, perlomeno il mio impegno personale è stato quello delle scuole, perché sì, è vero. Io quando sono arrivata ricordo che io sono arrivata, no, perché io andavo a sono arrivato subito dopo, perché mi ricordo che è arrivato abbastanza, sì, abbastanza presto, è arrivato subito dopo, che mi ricordo che sì. Ma io ricordo che quando era in costruzione noi sbarcavamo sulla Prenestina, sì, e poi ci facevamo a piedi fino a qua. Quindi dicevamo delle scuole, le scuole appunto ci avevamo. Siamo partiti con 5 classi, c'eravamo 5, poi sono diventate 10 per ognuna, per ogni una classe per ogni anno. I nostri bambini prima sono venuti qua, quello, e poi c'era il trasporto ad Andrea Doria. Io parlo sempre dal 76-77. Io avevo un figlio che poi ha frequentato la prima elementare, e l'altro che stava in quinta, e venivano trasportati con i turni, no? Una classe rimaneva qui e una veniva trasportata all'Andrea Doria. Il comune avrebbe dovuto costruire scuole, la Sibilla Lerana praticamente, e l'abbiamo avuta nell'83, a febbraio dell'83 erano costruite sia la Sibilla Lerana che la Parri. E lì devo dire è stato un bel momento per tutto quanto, veramente le donne e le mamme del quartiere. Non so se ve lo ricordate, abbiamo fatto un'inaugurazione della scuola di quelle favolose, cioè abbiamo aperto il cancello grande, il vedere è arrivato con la macchina e con le maggiorette accanto, portate dal maestro Mazzara, che era quello che faceva i giochi della gioventù all'Andrea Doria, te lo aveva ricordato il maestro Mazzara, te lo ricordi? Che hanno circondato, portavano prima d'ala a Vetere, che ha inaugurato la scuola. E noi come mamme c'erano da fare incredibile, cioè abbiamo preparato tutto il salone, tutta la mensa, era diventato un salone bellissimo, mi ricordo, con i bambini seduti al loro tavolinetto, con i fiori, perché eravamo, già c'era la mimosa, e quindi mimosa è il primo che sul tavolo, il rinfresco, e già c'è stata una prima piccolissima partecipazione da parte dei negozianti, la cartoleria che c'era, che aveva dato gomme, matite, cose, Roberto aveva dato un po' di cose da mangiare, quindi c'è stata una partecipazione veramente grande da parte di tutte delle donne. Da lì poi abbiamo cominciato anche a risolvere un po' di problemi nella scuola, perché allora il tempo pieno non si poteva fare, invece poi grazie a Caracciolo, allora c'era Caracciolo come presidente, ci ha dato la segretaria del consiglio, che era un'economa, l'ha mandata qui, abbiamo aperto il tempo pieno, in quel momento serviva veramente, perché non tutte stavano a casa, c'era chi lavorava e aveva veramente bisogno del tempo pieno. Poi abbiamo avuto l'apertura, abbiamo dato le palestre alle associazioni sportive, quindi abbiamo portato lo sport, la ginnastica a prezzi accettabili,
quello attraverso la UNISP, attraverso anche altre associazioni nelle scuole. Quando anche aprire la scuola non è stata una passeggiata, perché mi ricordo che era, io ho seguito veramente tanto questa cosa, perché mi faceva male con il bambino di prima elementare mio, nella pista, cioè, andava avanti e indietro l'ambulatorio con il pullman, con l'autobus dell'ATAC. E avevamo tutto pronto, non mancava niente nella scuola, mancava soltanto la custode, cioè quella che materialmente apriva la scuola. E il direttore Ferrisi, non mi ricordo bene chi fosse, grandi conoscitori di leggi, lui non avrebbe detto: io non prendo le chiavi in maniera più assoluta. E quindi un gruppo di noi donne siamo andate al Campidoglio, negli scantinati sotto, a cercare questo ufficio che faceva la consegna delle chiavi per fare aprire scuola, per trovare la custode. Ci hanno guardato come si dice: ma voi chi siete, ma che volete? Siamo di Tor Tre Teste e vogliamo aprire la nostra scuola. E devo dire, ce l'hanno data Rosetta, che sta ancora lì, che ancora vive. Rosetta, è certo, Rosetta è stata la nostra prima e ultima. Io, allora sono... noi siamo coetanei, siamo entrati nel quartiere. Diciamo, io, a differenza loro, sono l'ultima arrivata nel quartiere. E l'ho vissuto poco il quartiere, in quanto lavoravo, quindi uscivo la mattina con mio marito in macchina, portavamo il ragazzo, che allora aveva 13 anni, a scuola via Ripetuta, perché io lavoravo in centro e mio marito ugualmente in centro. E quindi poi aspettavamo lui che usciva dalla scuola, mio marito tornava a casa e io mi prendevo l'autobus e tornavo la sera tardi. Diciamo che quando sono arrivata qui mi è piaciuto tantissimo il quartiere, in quanto era molto libero, a differenza di dove abitavo prima, e poi perché, diciamo, la soddisfazione di avere una casa propria, perché abitavo a Monteverde e la casa non mi piaceva tanto stare lì. E ho visto questa zona che mi ha soddisfatto tantissimo. Però ecco, l'unica cosa che mi è mancata un po' i negozi, queste cose qui, per qualsiasi cosa devo per forza andare in centro oppure a Centocelle. E mio figlio qui ha, diciamo, vissuto pochissimo, perché il fatto che frequentava la scuola di Arivetta fino alla terza media andava lì e gli amici ce ne aveva, però diciamo un po' così, un po' lontani. Poi dopo le superiori andava a Giorgi e lì, diciamo, poi ho cominciato a frequentare gli amici del quartiere. Io ho cominciato a conoscere un po' tutti quanti il quartiere, le persone del quartiere, e quando sono andata in pensione ho cominciato a frequentare il centro e mi sono trovata benissimo. E adesso conosco parecchia gente del quartiere, a differenza dell'inizio, di quando sono venuta a abitare qui. Poi ricordo benissimo che la strada di via Davide Campari finiva lì all'altezza di Alpivitte. E poi hanno fatto la strada, hanno fatto le costruzioni di fonte a Via Lavinetta, dove è problemi. E là hanno cominciato un po' dei problemi. Mi ricordo che appunto la chiesa non c'era, c'era via Lavinetta. E mio figlio ha fatto la cresima lì, e la comunione no, perché l'ha fatta dove abitavamo prima. E tutto qui come zona mi piace tantissimo, l'unica cosa che manca un po' di negozi. Quindi non so se lo si vede, prendiamo una ricordazione. Sì, quello sì, sicuramente. Quello lo vediamo nel secondo giro. E la farmacia nel frattempo è arrivata. La farmacia lo ricordo quando. Lo ricordo io perché c'era un comitato di donne, perché poi qui gli uomini sembra che non hanno fatto niente. Sì. Sembra. Adesso qualcosa. È successo in questa maniera: era prevista una farmacia comunale, sì. E a un certo punto si sono messe d'accordo 7 donne, una al giorno andavano all'ufficio a rompere le scatole, perché tante volte la burocrazia funziona così: se vai lì e sei presente, smuovono la pratica, altrimenti la pratica rimane lì. Quindi dopo un mese di bersagliamento, per togliersi di mezzo queste donne che immancabilmente tutti i giorni andavano lì a rompere, si è aperta la farmacia comunale.